Io sono Emma Novatti, una rappresentante del Nordio, e noi oggi siamo qui in piazza per manifestare, ovviamente pacificamente, per far sentire la voce degli studenti che in questi mesi non sono stati per niente interpellati e le decisioni che sono state prese non hanno riguardato noi. Noi chiediamo di avere maggiore parola nelle decisioni, perché siamo il cuore pulsante della scuola, noi gli insegnanti, il personale ATA, e vorremmo maggiore considerazione riguardo alla DAD, che secondo noi è un'alternativa valida a questa didattica a singhiozzo che è stata fatta fino ad ora. Quindi noi ci trovavamo ad essere un giorno a scuola, un giorno a casa, e questa cosa destabilizza molto. Quindi noi chiediamo certezze, perché stiamo studiando, ci sono ragazzi di quinta, ragazzi di prima, abbiamo bisogno di studiare con regolarità. Ciao a tutti, siamo qua oggi in piazza per manifestare contro l'alternanza tra didattica in presenza e didattica a distanza, perché questo alternarsi tra le due didattiche ci sta creando sconforto psicologico e molto altro. Il periodo è molto difficile per tutti, professori, presidi, la regione e noi studenti soprattutto. Purtroppo dobbiamo fare, perché è il nostro dovere, però siamo qua appunto per denunciare tutti i disagi che stiamo provando a scuola e a casa. Ciao a tutti, io sono Aurora Bandini del Liceo Nordio e siamo qui per manifestare appunto tutti noi ragazzi, vogliamo riunirci per far sentire la nostra voce e soprattutto vogliamo far capire alle persone, insomma a tutti quanti, che noi ovviamente vogliamo tornare con sicurezza, e dei punti fondamentali sono i trasporti, perché diciamo che si creano assembramenti soprattutto, e soprattutto anche fuori dalle scuole, nonostante ci siano anche degli scaglionamenti per separarci, ma questo qua non è un metodo che funziona. Infatti noi abbiamo l'idea soprattutto di chiudere quest'anno in DAD per poi rientrare il prossimo anno con certezza al 100%, e abbiamo pensato anche noi di quinta per i futuri, insomma, quindi anche per le generazioni che verranno. Okay. Ciao a tutti, Lorenzo Sollecito del Volta di Trieste Istituto Tecnico. Siamo qua oggi per noi studenti per protestare contro l'incertezza del ritorno in DAD, di restare in DAD, in pratica il ritorno in presenza. Si sa che si dovrebbe tornare in presenza al 100%, ma noi vogliamo sicurezza di terminare l'anno in presenza e non a singhiozzo, come il nostro slogan è.